3, 2, 1, Crystal Bread. C'è cazzo, vai. Ciao e bentornati nella mia cucina. Oggi facciamo, vogliamo fare, tentiamo, proviamo di fare il Crystal Bread. Una specialità del signor Cristiano Adrià, quello che si inventa tutte le robe strane. Vediamo se ci riusciamo anche oggi, l'abbiamo già provato, ma è di vita. Allora, ci vogliono tre ingredienti: acqua, 325 grammi, 10 grammi di amido di patate e 10 grammi di kudzu. Eccolo. Questo qua lo trovate su Amazon oppure anche nel borristeria qui. Per prima cosa dobbiamo pesare gli ingredienti. Allora, bilancia, una pentola, mettiamo 325 di acqua. E qua bisogna essere precisi però, qui ci vuole precisione. Quindi 320, 325, perfetto. Siamo a 326, lo lascio. Poi prendiamo la tara, gli sbricioliamo dentro 10 grammi di kudzu, poi questo qua si scioglie in acqua. Bene, adesso ci vogliono 10 grammi di fecola di patate. Posto, a questo punto incorporiamo il tutto. Allora, adesso lo portiamo sul fuoco e lo facciamo cuocere, praticamente lo portiamo a bollore. Quando bolle, poi facciamo il passaggio successivo. Bene, adesso sta bollendo. Perfetto, lo facciamo pulire. Bene, adesso usiamo degli stampi al silicone. E pesiamo 36 grammi su ogni stampo. Se avete gli stampi, che quelli rettangolari sono perfetti, noi abbiamo questi a disposizione e avete così. Vai. Allora, bene, a questo punto abbiamo messo i nostri stampi, abbiamo forno caldo 160 gradi per un'ora. Primo step. Bene, allora diciamo 160 gradi un'ora. E poi facciamo altri 120 gradi, altri 60 minuti a 120 gradi. Bene, allora il forno ha suonato. Andiamo a vedere. Prendiamo un po'. Scopa. Un po' caldino, non va. Eccolo qua. Lo tiriamo fuori, eccolo qua. Magari lo serviamo per di qua. Adesso. Noi abbiamo fatto il Crystal Bread per vedere una prova, diciamo, del trasparente. Questa è l'idea. Adesso, come usarlo, stiamo ragionando come poterlo usare. Ma magari, boh, magari facciamo una ricetta prossimamente usando il Crystal Bread. Il prodotto è vuoto all'interno ed è croccantissimo. Pensavamo. Vediamo, magari nella ricetta sul canale possiamo, vediamo la fantasia cosa ci dice. Noi con questo fantastico Crystal Bread, fantastico, vi diamo tre consigli. Numero 1, iscrivetevi al canale. Numero 2, se vi piace mettete like, altrimenti lasciate stare.
e numero 3, ricordate, siamo ciò che mangiamo. Yes.